Avanti il prossimo. Ulcigrai. Dottore, buongiorno. Buongiorno, prego. Innanzitutto, prima roba, come si fa tra uomini? Sì. Devo scusarmi per quell'attimo che ho avuto l'altra volta. Vabbè. Si sta un momento, le sa, se quella roba là. Lei la sa che nel profondo mi le apprezzo per la sua etica professionale, per il fatto che sei un dottore di quei veri, ecco. Quei che sei ancora, che tiene la sua empatia verso i clienti, sempre dalla parte del paziente. Grazie, no? Non la si stia preoccupando. Il paziente. Vabbè, acqua passata, sto un momento, ma veramente che ho risolto. La mia dici, la mia conti, Ulcigrai. Ascolti, allora, sì. Oggi sono qua sotto la veste di ambasciatore, insomma, perché questo mio amico che ha un problema. Ok, come si chiama? Si chiama Biofa. Biofa. Ho portato una roba, insomma, che ne lo ricordi un poco, no? Per entrare un po' con il personaggio, cioè lo sguardo se qua, gli occhietti se qua, insomma. Vabbè, cos'è che roba? Ecco, non sei tanto qua il problema. Il problema è qua. Insomma, per facilitare la vista, ho fatto una roba in scala un poco più grande, no? Grande. Anche per ciò che stia incastrata. Ecco, proprio qua penso che sia il problema. Lui che aveva piccio, sto cervelletto piccio. Addirittura di piccio lo usavamo come maracas, perché faceva sto rumore, era bello, era anche. Era un bel suono. Scientificamente pensi non si può. Cambiava se lui verzeva o chiudeva la bocca. Gomagna. Sughetto con le sepe. Senza bavarioli! E adesso go la camisa piena di macete! Comunque, no, adesso lui sta non sei a piccia, mi vedo che non arriva tanto a pensare, ok. Adesso mi chiedo, non so se è già successo, no? Nella storia della scienza e dell'umanità. Sì. Può essere che si scivola a zoo. Dove scivola a zoo? Pian se da zoo. Se li vado prima in altri posti. Adesso non volessi che. Se è il rischio, mi dico per lui che stroppi il culo. Ma non può essere scientificamente una roba di cosa, se inghiotti il cervello. È impossibile. Non arrivo a capire perché la se che consuma forse lo facciamo troppo così se che smussato no scientificamente se non consuma. È possibile una roba del genere, non capisco perché stavo perdendo tempo a parlare di un argomento simile. Può essere che noi daimo con gli appiccio che daimo robe del bevere impossibili, insomma, acidi, robe così. Può essere che se che ha brusato. Beh, questo può essere che abbia avuto dei danni a lungo termine. Allora, la domanda che pongo a sto punto è questa. Dottor, può essere che sto mio amico stia vivendo senza cervello? Cioè, allora, che chiedo? Se proprio come parlare per assurdo, nella storia della scienza, che c'è stato un caso da recente, nel 2007, di una signora che si è reso conto che mancava, quando gli ha fatto una risonanza magnetica, che mancava il 90% del cervello. Vedi? Nonostante questo che ha vissuto una vita abbastanza normale, certo non era brillante, Bonda. Certo che mancava qualcosa, però tutto sommato non si era reso conto di niente perché aveva un QI pari a 75. 75? Sì. No, non c'è più fare, no, 75, no. Scherza, lui ha un QM. Se proprio sente mona, se lui ha 1200, penso che ha. 1200 di QM. Ma credo che sì. Mi dispiace anche, cioè, no? Mettiti nei miei panni anche te, no? Cioè, mi ha messo in imbarazzo sta roba, cioè, quando ho questo problema che tra i miei team non c'è più contatto, ti capisci? Sono sicuro che te che soffri e questa roba mi fa star male, che la tua sofferenza per me è... Ho pensato addirittura che c'è da andare del dottore, cioè non sai che... Allora, Ulcigrai, per piacere, l'unico degli altri pazienti che sta aspettando, se li ha smesso qua per farmi perdere tempo... Dai, che dico la verità, questa era una scusa perché mi vergognavo del mio problema. Mi sono vergognato del mio problema, non me ne sono sentita. La me conti in velocità, per piacere, che problema, che la si sta vergognando, cosa succede? Sono in crisi con la mia partner.
Un critical partner, ok? Che tipo di problema c'è? Ne manca sti momenti di intimità, capisci? Non c'è. C'è una volta che avevo questi momenti di intimità e non arrivo più. Ok, so che bloccato. Quindi ha un problema che la galei all'interno della coppia. Sì, no, non capisco neanche. Okay. Come che può essere, non ho mai avuto, insomma. Sempre regolare, cioè, zero problemi, proprio. A chiamata proprio, c'è mai un blocco, mai niente. Ma poi succede magari su un periodo di stress, su un periodo magari difficile. Però la capisci che mia e la mia partner ci stiamo vivendo un dramma, cioè non so neanche come fare. Ma da quanto tempo va avanti questa roba? Un mesetto. Un mesetto. Sì, è anche dura, sa perché? Comunque, guardiamoci negli occhi, cioè tenere tutto dentro, non c'è. No. Uno che ha bisogno anche di questo sfogo, no? Perché capisco. A un certo punto c'è un bisogno, no? C'è un bisogno, capisco. Ecco, fisiologico, diciamo, fisiologico. Certo. E quindi mai successo prima? Mai successo avuto prima. Problemi simili? Zero. Mai successo, cioè, niente. Va bene, allora, io non so se l'ha mai sentito parlare, probabilmente sì. Mi potessi eventualmente, nonostante l'età un po' giovane, ma potessi prescrivere che il Viagra, se la vuoi, se la ha bisogno. Ma cosa parla? Viagra, due pastiglie. Ma scherza? Ma ma cosa hai capito? Ma cosa hai capito? Cioè, ma sei un dottore, ma sei sicuro? Ma sei iscritto all'albo? Ma chi? Ma della Panini, cioè, ma chi è albo è iscritto? So, sei di firma, te pensi che per me sia facile, cioè, tenermi tutto dentro, guarda che un mese, e non sai che è una dieta, facile e di ste robe qua, cioè, allora non può essere che te me non può essere che me se chiudi te ne chiudi il rapporto solo perché non arrivo del corpo da un mese, cioè non c'è ma per favore, cioè, ma mi vengo qua per parlare delle robe serie e le mediste, per favore, guarda, per favore, non dico niente, guarda, le se vergogni, arrivederci e grazie di tutto per questo suo, veramente, arrivederci, ecco. So che va bene, è vero, abbiamo meno contatto e così, però non sai che la vita si è fatta solo del contatto fisico, e c'è anche altro, no? Dio mio, vabbè, avanti il prossimo, cancella, uccide. Una robetta, mi avessi di dire una robetta. Sì. Dottore! Per piacere, dottore! Cioè, possiamo parlare, possiamo robe, ascoltare musica, non sai che adesso... col muso ancora col muso, un po' di responsabilità te capare anche te, un po' di responsabilità dottore del muso nel culo, potete portarlo fuori per piacere, dottore, non te mi metti a mio agio, ti sono un poco scomoda, se qualche cosa, cioè fate delle domande anche te, no, non può essere che sia solo che colpa mia, dottore del muro, grazie della recensione, portalo via per piacere, e c'è mai aiuti, arriva la baba, sì, allora questa è un'accusa, cioè sono questa è un'accusa, è una chiara accusa, non sta a lavorare su ste robe, non è vero, no, nessun'altra, no, te dico, cioè niente, non sono da nessuna, niente, non queste qua le accuse, allora subito. E mi conosco queste robe, sa? Queste sono le tipiche robe di chi che le ha combinata, dopo che la colpa all'altro, no? Questo è tipico sta roba qua, te mi dici a me perché te l'ha fatto a te, ti capisci? Sì, fai gli oggetti. Che ti un pochettino te pensi che mi non guardo, che sono cieco, sono distratto, non sono sensibile, ma amico, ho visto con d'animo in giro, Ogni volta che mi fermavo le altre lo guardavi, lui ti guardava, no, Sì, scusinasi le robe, no? Perché il tuo silenzio che fa... Siamo adulti, no? Siamo adulti, parliamo di questa roba qua. Risolviamo, perché c'è un modo di risolvere, no? Cioè, mica avevo capito ultimamente che era qualcosa, perché te avevi un alito diverso, si capiva che te avevi, insomma, una roba... Cambiare dottore, se la sto... Basta, la vado via! Dottore! In questo modo
Ma non sta a far la vittima, dai, basta. Smettila con sta roba, non te ne puoi dire continuamente non te cago più, non te cago. Non è vero che non te cago più. Non è vero, non è vero, non è così. Cioè, non è una roba di volontà personale, eh? Capiscilo, eh? Se capiva che ti avevi qualcosa dentro e questa roba che ti aveva dentro una volta era diverso, una volta tu quel che ti avevi dentro era mio, era tutta roba mia, non è più così. Vara, non so neanche me se sta un mese e mezzo difficile, cioè, sono passato da tanta liquidità, proprio tanta, andava proprio facile, a niente di niente, cioè, anche a me è mega sconvolto sta roba, cioè. È pesante, cioè, mettiti nei miei panni. Ancora ti insisti che sono mica di comunale. Sai cosa ti dico allora? Allora fammi la prova del 9, voglio vedere. Adesso fammi la prova del 9 e voglio vedere. Adulti, sto quasi un modo. Demo, vieni, demo. Pronto? Iole? Sì. Sì, no, tutto bene, no. Non posso dire tutto bene perché comunque... è successa una roba, vale, sono andato via al Gualtiero, sì, sono andato via con Rosa, così, al volo, di corsa, poco col muso, era un momento un pochettino, se mai bello che succede sta roba. Beh, sì, è vero. Poi, guarda, mi te dico, perché ho visto, insomma, succedere delle robe nelle coppie, nella vita, insomma, che era successa anche una storia, mia mamma anche, per esempio. Lei era una storia che era due amori praticamente insieme, la avevano allo stesso tempo uno e l'altro, no? Sì, perché avevamo proprio questa roba nei geni, no? Sai che c'è una roba così, è praticamente la storia della, insomma, che aveva questi due morosi, questo Valentino e questo Carlo, e non sapeva chi scegliersi uno o l'altro, insomma, era un momento così, tanto che dopo le ha fatto una canzone. Guarda, ti metto qua la cornetta, così ti mi ascolti mentre che stiro e canto, va bene? Adesso vado, sono pronta? De no lui. Eccolo. Buongiorno. Come sei? Che avemo una vita? Tutto bene? Sì, che abbiamo una vita. Allora, per cortesia. Cosa femo qua? Le mi dici? Le mi dico la fa. Cioè, ma la sei qua e nel frattempo anche negli altri sconti, cioè la Galdono, la va in giro per tutto. Come la faccio? Non può essere, Non capisco la polemica. Allora, patente. Può essere che dove che vado te visualizzo. Cioè, ma ti chiamerò YouTube. Cioè, una roba. Allora, YouTube. Sei una roba che veramente diventa insostenibile. Carlo, che sei stato mio moroso. Carlo, ogni volta che parlo. Carlo, che carattere scontroso. Carlo, non so mai come ci parlo. Per cortesia. Che te fa così? Te mi sta qua, cioè, non so neanche se chiamarti tubo o reflusso, è una roba che... Patente, libretto e autocertificazione. Autocertificazione. Vedevo anche per... Cosa è? Un condotto in auto? Cos'è quella roba? Cerchiamo di usare un linguaggio un pochettino più forbito, no? A parte che... Sarebbe piena con mille, siete schiena, adesso non stia neanche... Anche la mia ferma con problemi sentimentali. Sentimentale, patente, libretto e auto... So. Allora, uno studia, no? Studio, cioè, go addirittura un'associazione delle sconte, adesso che abbiamo messo su questa associazione. L'associazione delle sconte, sì, per evitare i controlli. Il censimento delle sconte, insomma, mi sono il presidente, tanto che mi chiama il presidente sconte, e non voglio vantarmi, Vale, che si chiama Valentino, vale, Valentino, ma è all'altezza, vale, che per me sei stato il primo, vale, oppure Carlo, che incertezza. Comunque no, veramente, Presidente Sconte. Gode andare un attimo a muio. Femo che torno in drio, torno da qua. Ma cosa che torno in drio? Mi aspetta, dai. Non la puoi andare via adesso. Allora... Ormai siamo talmente in confidenza che non so neanche se darti del tizio. Quasi ti dago del mi. Bom, vado fuori con i... Dio! Devi studiare il motorno, se puoi... Dio! Ulcigrai. Adesso c'è il ritornello dell'indecisione. Carlo vale Carlo vale Carlo, dentro la mia mente se garintano ad untarlo, vale Carlo, sto dubbio mi fa tanto male. Qua siamo davanti alla prova del nome, alla prova della verità, perché tu te pensi che mi non mi accorgo? Ti credi che mi non mi accorgo perché no, l'uomo meno sensibile, ma mi avevo accorto l'altra volta.
siamo venuti qua, com'è che mi guardate? Ara. Adesso dimmi che no. Non so, se capiva che c'era qualche cosa tra di voi, cioè adesso, cioè non sono nato ieri, comunque non la go con te, non sei niente personale. Finisci la nostra storia, massimo rispetto, comunque amici come prima. Buona vita, Ara, buona vita comunque, però mi aspettavo un po' di sincerità in più. Bon, Dio, sì. A braccia aperte proprio, Bon, Dio. Nicchia mia, che dura. I sentimenti che Dio fa. E niente, sa. Come sospettavo. Niente, E te avevo detto che avevo un sentore, te avevo detto che sentivo che era così. L'ago beccata, ma si capiva, era chiaro che era qualcosa sotto. Sì. Potessi essere un fattore di cultura, mi sono un uomo del popolo, cioè, così. Sì, la meglio per un chimico. E cosa te dico? Mammina, è pronta Peppetta che devo andare a papitai? Sì, tesoro, te la stavo preparando, c'è il lupo che ancora io ci fiapi. Ancora un attimino e dopo ti porto la felpetta, va bene? Boh, ma la vita scorre, no? Lasciamo andare avanti, questa volta. Cioè, non è che stiamo là, noi siamo persone che superiori in qualche modo a questi effetti, insomma, del sentimento. Che, te lo dico, che resti tra me e te, Non voglio dirgli niente, perché comunque è sempre meglio aver ragione. Ciao. Goccono su una turca. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte Mole Zecchio di Rosini.